Romano, oggi è la giornata internazionale del libro e sicuramente tutti quanti stiamo riscoprendo il valore della lettura. Oggi è una giornata molto importante, perché è una giornata che celebra la giornata internazionale del libro e del diritto d'autore. La giornata nasce nel 1995, in particolar modo a novembre, quando su proposta di 12 paesi, alla 28ª sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, che si era riunita appunto a Parigi, ha adottato una risoluzione, la 3.18, con la quale proclamava il 23 di aprile di ogni anno la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. A partire quindi dal 1996, il 23 di aprile di ogni anno, questa data viene festeggiata. E quindi per noi è un evento molto importante che si pone come l'obiettivo quello di promuovere il piacere della lettura, di valorizzare il contributo che gli autori danno al progresso sociale e culturale dell'umanità e di garantire il diritto, quindi, e la protezione della proprietà intellettuale. D'altronde, questo diritto viene sancito anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, all'articolo 27. Cosa proponiamo noi del Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani per tale giornata? Per tale giornata noi proponiamo, abbiamo pensato, di dare vita nella scuola italiana a un video flash mob con l'hashtag Siamo un libro aperto. Ogni studente della classe partecipante a questa iniziativa inquadrerà la copertina del libro che ha scelto, sfoglierà le pagine e si fermerà su una frase messa in evidenza. Il video, che sarà quindi condiviso il 23 di aprile su Classroom, avrà una colonna sonora, una durata complessiva di un paio di minuti e alla fine conterrà la copertina di tutti i libri scelti e le frasi messe in evidenza, riporterà la classe, la sezione, la scuola e ovviamente l'hashtag del flash mob, hashtag di ricordo, siamo un libro aperto, perché i libri aperti sono i più belli e sfogliandoli pagina dopo pagina ci ricordano che siamo vivi. Noi del Coordinamento Nazionale Docenti di Disciplina riteniamo fondamentale che oggi sia i libri sia la lettura siano fondamentali per la costruzione di una società più giusta, libera e uguale.